Se io vi dicessi che dovete investire fin da giovani, giovanissimi, 18-19 anni, è già il momento, voi mi rispondereste: sei un cretino. Perché nella nostra mente gli investimenti sono per gente adulta, sono per quarantenni, cinquantenni che ormai hanno la casa, hanno la macchina, hanno il lavoro sicuro, allora lì si può iniziare a investire. No, è sbagliato, bisogna iniziare a investire fin da giovani. E in questo video vediamo il perché, come e su cosa investire. Prima di vedere tutto questo, io mi presento, sono Silvio Luppi, sono un trader professionista, autore e formatore nel mondo degli investimenti. E in questo canale, oltre che di investimenti finanziari, parliamo anche di trading e finanza personale. Quindi, se siete interessati a questi argomenti, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Dire a un giovane di investire, di iniziare a investire fin da giovanissimo, sembra una barzelletta. Perché? In Italia questa filosofia non ce l'abbiamo. Gli investimenti sono per gente adulta, sono per gente che ha tanti soldi. Non è vero. Si può iniziare a investire da giovani, finché siete giovanissimi, 18-19 anni, perché comunque a 18-19 anni, magari con le paghette, con i regali di Natale, così si è riuscito a mettere qualcosa da parte. E quindi è già il momento di iniziare a investire. E poi dico di più. A 15, 16, 17 anni, che si è minorenni e magari non si possono fare effettivamente investimenti finanziari, però è il momento di iniziare a pensare, iniziare a studiare come funziona la finanza, gli investimenti, i soldi, è il momento. Perché abbiamo un sistema scolastico, possiamo dire così, che quando hai 13 anni devi decidere se fare l'istituto tecnico, se fare il liceo, se fare un altro tipo di scuola. No? E quindi già lì devi indirizzare la tua carriera, magari scegli l'alberghiero, quindi sei più nel settore della ristorazione, magari scegli il liceo, così sei già obbligato a fare università perché poi non hai niente, eccetera, in mano. Insomma, quelle scelte lì a 13 anni le puoi prendere. Però pensare agli investimenti quando ne hai 16 e 17, ah no, non è il momento. Però la tua carriera un po' l'hai già indirizzata, eh? E a 19 devi scegliere che università fare e che lavoro fare. Ma tempo di pensare alla finanza e agli investimenti? No, quello non è il momento. Che poi, detto fuori dai denti, la scelta che fai a livello di carriera, tutte le scelte che fai a livello scolastico, cioè le fai perché poi dovrai andare a lavorare, perché poi dovrai avere un lavoro, perché quel lavoro ti darà da mangiare, ti darà dei soldi. Allora forse è il momento anche di capire come usare quei soldi, no? Come funzionano i soldi. Allora, qual è la prima cosa su cui un giovane, e qua non è importante se ne avete 15, se ne avete 18, se ne avete 20, dovete assolutamente iniziare a fare e su quale dovete iniziare a investire quei soldi che avete? È lo studio della finanza, lo studio di come funzionano i soldi, di come funziona il denaro. Informatevi fin da giovani. Ci sono tantissimi libri qua dietro, ne ho tantissimi, ho fatto anche qualche libro qualche video sul canale dove ne parlo. Cioè, guardate, informatevi, andate su internet, cercate migliori libri di finanza personale, iniziate a leggerli per capire come funziona. Quei pochi soldi che avete, anche 15-16 anni, beh, non li spendete per andare una volta in discoteca, li spendete una volta per prendervi due libri e vi mettetevi a leggere qualcosa di diverso rispetto a quello che vi insegnano a scuola. Questo è il primo investimento che dovete fare. Fatelo, costano un po', perché non sono libri che costano 9,90, sono libri che costano intorno ai 20 euro. Spendete 100 euro, che insomma vedrete che in un anno riuscite a tirarli fuori anche a 15 anni, e prendetevi quei libri, iniziate a informarvi. Questo è il miglior investimento che potete fare. Secondo investimento che va assolutamente fatto, a mio parere, qui si parla quando già si iniziano ad avere 18-19 anni, chi ha un po' di soldi da parte, è stato bravo tra paghette e mica paghette, così ha l'opportunità, beh, iniziare a fare un piano di accumulo, appena potete, un piano di accumulo. Dove io consiglio sempre, mi piace pensare che sia la soluzione migliore perché è la più semplice e più immediata, un piano di accumulo su un indice americano. Pensate che nel 1985 più o meno il Dow Jones valeva all'incirca 2.000 dollari, oggi ne vale 34.000, dal 1985 al 2023 che siamo.
Si è messi così. Cioè, vi rendete conto? Cioè, ha fatto un più 3000%. Ora, voi avete 18 anni? Tra 30 anni ne avrete 48. Ma se fate un 3000%, non è male se l'avete fatta piano di accumulo. Se avete l'opportunità, anche 100 euro tutti i mesi, metteteceli, ma che ve frega? No? È una buona opportunità. Avete il tempo, che è la cosa migliore che potete usare, cioè il vostro punto di forza più grande, perché quello che ha 50 anni è vero che magari c'ha più soldi di voi, ma ha meno tempo, e lui non può fare un lavoro del genere sul Dow Jones adesso, quindi deve cercare roba più rischiosa, deve forzare di più il capitale. Ma voi avete il tempo, usatelo, cioè potete farlo, fatelo. Terzo e ultimo investimento che vi consiglio di fare da giovani è quello di investire nelle vostre idee, nei vostri progetti. Fatelo, questo fatelo sia che ne avete 15, sia che ne avete 20, 25, fatelo. Investite nei vostri progetti. Una parte dei soldi che avete, le investite nei vostri progetti. Non abbiate paura di investire in un progetto, in un altro, ma voglio dire, che ve frega. Tanto quei soldi lì, se non li spendete lì, li spendete magari in vacanze, li spendete magari in stupidate, una parte investite nei vostri progetti. Poi, tanto alla fine, in un modo o nell'altro, li avete spesi. Se li spendete in una vacanza o se li spendete a cercare di fare qualcosa di vostro, anche fossero 1000-1500 euro, voglio dire, tanto alla fine sono spesi, però lì magari trovate qualcosa di vostro che vi funziona nel lungo termine. È vero, sacrificate una parte della soddisfazione immediata che possono darvi quei soldi, ma in cambio di magari una grossa soddisfazione che vi possono portare nel lungo termine, perché se trovate un progetto che va, un'idea che funziona, un business, possiamo dire così, valido, beh, cavolo, ve lo portate dietro magari per tutta la vita, per 10-15 anni, e quello lì magari vi riesce a generare quei soldi che poi potete spendere nelle attività che vi piacciono. Inoltre vi dà una certa motivazione, una certa soddisfazione personale che, detto tra noi, non fa mica male. Ricapitolando, se siete giovani, dove vi consiglio di investire? Quali sono secondo me i migliori investimenti che si possono fare? Studio della finanza, studio di come funziona il denaro, studio di come funzionano i mercati. Poi non mi piacciono i mercati finanziari, anche come funziona il mercato immobiliare, qualcosa, informatevi. Informazione, conoscenza, cioè, quello è potere. Poi dopo, informatevi anche su come fare un piano di accumulo. Secondo investimenti, il piano di accumulo, iniziate a farlo da giovane, avete il tempo, un punto di forza il vostro tempo, fatelo. Ma che vi costa? Un pochino, tutti i mesi sacrificate un po' della soddisfazione immediata, magari per avere tanta soddisfazione futura. Terza e ultima cosa, nelle vostre idee, nei vostri progetti, non abbiate paura di prendere 1000, 1500, 2000 euro, magari soldi che avete messo da parte un po' in un modo o in un altro, e sacrificarli per provare un progetto, per provare un'idea. Perché poi, quando arrivate magari ad avere 25, 26, 27 anni, capite che quei 2000 euro che non avete usato per un progetto che magari avrebbe funzionato, poi non sono poi così tanti soldi, 1500, 2000 euro, che sarebbe poi dopo un mese di lavoro, sarebbe poco più. Allora magari quel progetto ne valeva la pena. Non l'avete fatto a 18 anni perché vi sembravano tanti soldi, ma nella realtà più passa il tempo, più quei soldi non vi sarebbero sembrati tanti. Allora, quello che dico, investite anche nelle vostre idee. Questi sono i miei consigli sugli investimenti che vanno fatti da giovane, a mio parere sono da fare. Fatemi sapere voi nei commenti se ci sono altri investimenti che, se vuoi, è necessario fare quando si è giovani. Io vi ringrazio per la visualizzazione, se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, un bel like di supporto, e noi ci vediamo nei prossimi video sempre qui sul canale.